Sì, penso che sia più utile alla squadra che bello. Io l'ho sempre detto quando sono arrivato, per me il mio primo obiettivo è quello di dare una mano alla squadra, che sia con i gol, che sia con la prestazione o con il carattere. Quello per me è il mio marchio di fabbrica e quindi sono contento di aver dato una mano alla squadra, prima di tutto. Assolutamente, come ho detto quando sono arrivato, siamo una squadra forte e il primo tempo abbiamo incontrato una squadra altrettanto forte, quindi ci sta di soffrire, però poi siamo venuti fuori e siamo venuti fuori con personalità. Penso che sia un segnale molto importante che abbiamo dato al campionato, perché venire qui a Brescia a recuperare questa partita, ci deve dare grande entusiasmo per affrontare le prossime partite, perché le partite si cominciano come si finiscono, quindi ora abbiamo Frosinone e dobbiamo fare una grande prestazione. Questo che sottolineate mi fa molto piacere, perché penso che sia fondamentale per raggiungere un obiettivo che per questa squadra può sembrare alla portata, perché lo è alla portata di questa squadra, ma quando devi vincere non è mai facile. Quindi penso che la prima caratteristica che dobbiamo avere è questa, la fame negli occhi, la cattiveria, tutti quanti uniti, perché non basta averla in due o tre, ma ce la devono avere tutti, anche chi in questo momento non è in campo, ma sicuramente tornerà utile. Quindi è fondamentale avere questo, è un'immagine positiva che diamo, ma non è solo un'immagine, è quello che realmente c'è, ve lo assicuro io, dentro lo spogliatoio, quindi dobbiamo continuare così. Sì, mi ricordo quando ne avevamo parlato appena arrivato in trasmissione, io l'avevo detto che sono un giocatore che mi metto a disposizione dei compagni. È chiaro che ci voleva un tempo di adattamento. C'è stato un primo momento di difficoltà quando sono arrivato generale, però siamo usciti alla grande e adesso dobbiamo sfruttare quest'onda, perché chiaramente tutti i nuovi si stanno inserendo al meglio. Mi ci metto anche io. È chiaro che più passano le partite, più mi trovo con i compagni. E devo dire anche grazie al mister, che conosco già e quindi mi ha permesso di inserirmi al meglio. Ma ripeto, qua ci sono 28-30 giocatori, quanti siamo in rosa, che si allenano al massimo, e quindi dobbiamo farci trovare tutti pronti, perché il campionato è molto difficile, è lungo e servono tutti quanti. Ma c'è stato con il Crotone, ci sono stati alcuni minuti che abbiamo giocato tutti e tre. Penso che quando ci sono giocatori di qualità intelligenti si può fare tutto. Siamo secondo me tre giocatori che giocano a calcio, quindi sicuramente ci troveremo.